Taglio agli stipendi, eliminazione dei vitalizi, dimezzamento delle spese dei gruppi e pubblicazione su internet dei redditi e dei patrimoni degli eletti. Così la Regione Puglia si adegua per prima in Italia al decreto legge che riduce i costi della politica. Il Consiglio regionale ha infatti approvato ieri all'unanimità una proposta di legge di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente dell'Assemblea Onofrio Introna. A partire dal 1 gennaio 2013 i consiglieri regionali incasseranno circa 8.500 euro contro i 9.800 attuali. La busta paga salirà invece di 1.200 euro lordi per presidenti di gruppo o di commissione, di 1.500 euro per assessori e vicepresidenti del consiglio, sino ai 13.800 euro del presidente della regione e del consiglio regionale. Sarà invece gratuita la partecipazione alle commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta. Dal 2013 tanti saluti anche agli assegni di fine mandato e ai vitalizi, che non potranno più essere percepiti da quei consiglieri condannati in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. Viene inoltre ribadito il divieto di cumulo di indennità e dei emolumenti e l'obbligo per il titolare di più cariche di accontentarsi di una sola. Entro 30 giorni l'Ufficio di Presidenza individuerà i criteri sanzionatori a carico dei consiglieri regionali che non assicurano la loro partecipazione ai lavori dell'Aula, mentre ulteriori novità sono in arrivo anche sul fronte della trasparenza per i titolari di cariche pubbliche. Con l'aggiornamento della legge regionale sulla pubblicità della situazione patrimoniale, datata 1982, le norme sono state estese anche agli assessori regionali, mentre sono state rese più esaurienti e specifiche le informazioni personali richieste. Il sito web del Consiglio regionale affiancherà in questo contesto il bollettino ufficiale come strumento di diffusione dei dati. Una maggiore trasparenza sarà assicurata anche per quanto riguarda i lavori dei gruppi consiliari. Dal prossimo esercizio finanziario ed entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun gruppo è tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio secondo linee guida uguali per tutte le regioni e trasmetterlo al Presidente del Consiglio. Questi, a sua volta, lo trasmetterà alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e ne disporrà la pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale. Le nuove disposizioni permetteranno un risparmio annuale di circa 5 milioni di euro, risparmio che sarà ulteriormente robustito la prossima settimana, quando si completerà la riduzione da 60 a 50 del numero dei consiglieri regionali.